tutti e benvenuti in un nuovo video svuota la spesa. Sono tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cose di cui una non è proprio così, anzi, due direi non sono proprio così fantastiche. Vi faccio vedere infatti prima quelle più cioè, non so se cioè è già un video, è comunque un po' più grande, che sono questa insalata, perché ultimamente mangio più questa qua mista, quella dove c'è meno radicchio possibile, però ci sono anche carotine, eccetera. Buona, ci sta. Poi ho preso il ketchup, questo qua della Heinz, perché io non ne mangio praticamente mai, non mangio praticamente mai, però ogni tanto secondo me serve un pochino di ketchup. E poi ho preso allora questi burger con semi di zucca e di girasole a base di soia, quindi sono questi sono burger di legumi, speriamo mi piacciono. E sempre di questo tipo abbiamo i mini burger con zucca e carote. Poi ho preso questo, che è quel pane bianco, quello che non ha la crosta, però con i cereali, perché io la mattina ultimamente mangio spesso pane e marmellata, perché nel giudizio mi fa molto male masticare i biscotti oppure i cereali o le fette biscottate, quindi prendo questo, ci metto la marmellata, bevo il mio caffè, top, però senza ovviamente tostarlo. Però stamattina ho usato il pane, quello normale, il pan bauletto integrale, e l'ho finito, quindi a questo punto prendo questo che è un po' più largo, quindi se mi riempie un pochino di più ed è proprio morbido. Poi ho preso questo, che è quello che vedo sempre da Prozis e che ho terminato, cioè il farro soffiato al miele. Ora che so che ce l'hanno, l'ho preso tutta la IS, che credo che sia un supermercato qua di Genova, che è di fronte a casa mia, cioè di 5 minuti da casa mia. Ora che so che ce l'hanno, top, perché questo lo posso mettere nei cereali perché pesa pochissimo e è buonissimo. Poi ho preso queste, che sono delle barrette della Digestive, al cioccolato e gocce di cioccolato e gocce di cioccolato e cioccolato al latte, che non mi tornava. Le ho prese perché più o meno guardando, non ho guardato i valori nutrizionali perché mi ci manca solo, però ho visto che hanno più o meno 120 calorie, saranno piccole così, però ho detto, non so, tipo metà mattinata magari no, però quelle giornate che mi sveglio un po' tardi, tipo alle 10 e mezza, che faccio colazione, però poi so che all'una mangio, potrebbe starci una barrettina così, ma anche a merenda ad esempio, ecco, magari no come spuntino la mattina. E infine ho preso questo, che non mangerò adesso perché è una cosa che si mangia calda, ed è misto legumi e cereali italiani. Praticamente c'è questo misto con vari cereali e legumi. Wow, sono stata veramente illuminante. C'è 50% di legumi, che sono lenticchie, fagioli, borlotti e fagioli cannellini. Io non mi piacciono i fagioli, ma ce ne faremo una ragione. E cereali sono orzo perlato e grano farro perlato. Praticamente bisogna prendere circa 70 grammi di misto per persona, quindi c'è anche scritto quanto devi mangiarne. Li risciacqui e poi li metti in una pentola insieme a un litro d'acqua ogni 100 grammi di prodotto. Quindi vabbè, più o meno i 70 grammi li metti in un litro d'acqua, no? Lo porti ad ebollizione, poi lo copri e lo cuoci a fuoco lento per 70 minuti, cioè per 1 ora e 10. E aggiungere il sale e... Ah, ok, niente, aggiungere il sale a quasi cottura ultimata. E io pensavo lo faccio e lo metto poi come si chiamano? Nelle zuppe tipo quelle di carota e zucca, eccetera, che non ci sono proteine all'interno, e ce le buttavo dentro e vediamo cosa viene, nel minestrone, vediamo cosa viene. E nulla, questa era una piccola spesa, anche perché poi tra una settimana partiamo e la prossima sera la fai mia, e quindi non credo che ve la farò vedere. Però comunque cerco di essere costante un pochino qua. Ciao ciao!